Guardi, la posizione dell'AMI è stata molto chiara, se non ricevono i soldi loro non apriranno i cancelli, ma il problema non può essere il rapporto AMI a sindaci o AMI a ATO, questo è un problema politico, è un problema di emergenza senza precedenti, sindaci lasciati soli a fronteggiare una situazione di calamità naturale, sindaci costretti a chiudere gli uffici pubblici e le scuole per evitare problemi di salute, di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Io da parlamentare denuncio con grande assunzione di responsabilità la latitanza delle istituzioni. Governo della regione, assessorati regionali, provincia, prefettura, in questo momento dimostra una insensibilità gravissima perché amministratori non possono essere lasciati soli a fronteggiare un'emergenza che li sta mettendo in ginocchio e che li espone a rischi anche personali. Oltre è un dramma che non è soltanto la raccolta dell'emergenza dei rifiuti, ma è un dramma perché bisogna salvaguardare i posti di lavoro, non abbiamo in questo momento delle casse che possono permetterci di coprire questo aspetto, una politica regionale che non ci sta ascoltando e i comuni che sono comunque ormai in ginocchio. Io dico che abbiamo fatto poco chiudendo le scuole, dovremmo iniziare a chiudere anche gli uffici pubblici, ad iniziare a chiudere i servizi, dovremmo mettere veramente in condizioni la gente di protestare assieme a noi, di andare assieme alla regione, di andare assieme nei posti dove dovrebbero ad oggi darci le risposte e non ci sono. Io invito la società civile, lo dico a nome dei sindaci presenti di questa fascia costiera e di qualche altro comune come Baucina, come Ventina di Sicilia, invito la società civile, invito coloro che vogliono veramente fare qualcosa per il nostro territorio a protestare assieme a noi, perché siamo ormai ridotti nelle condizioni di trovarci con le spalle al muro. Scegliamo un momento, confrontiamoci con la gente, ma confrontiamoci realmente con la politica regionale, perché noi non ce la facciamo più. A oggi Bagheria, come tutti gli altri comuni, Figarazzi, Villabate, Misilmere, tutto quello che può essere anche a Santa Flavia, è invivibile, è pericolosissimo anche transitare. Non capisco perché non si deve intervenire, non capisco perché questo silenzio. Noi ormai lavoriamo soltanto per gli ATO rifiuti, non facciamo più i sindaci, se questo qualcuno non lo avesse notato, dedichiamo la nostra giornata interamente a risolvere il problema dei rifiuti, che è un problema regionale, che non è un problema del Cores, qualcuno ha voluto strumentalizzare, non è vero che è il problema del Cores, non è vero che l'AMI ha difficoltà perché il Cores non ha pagato i debiti sono accumulati in Sicilia perché gli ATO sono in difficoltà, perché gli ATO sono nati male, noi vorremmo adesso una riforma urgente, un intervento straordinario, noi sindaci abbiamo fatto anche azioni molto forti con delle ordinanze sindacali. Qualcuno ha messo anche in discussione questo. San Giuseppe, Corleone, tutti i comuni dell'Andona sono pieni di rifiuti. Là noi, oltre ad avere il problema della discarica chiusa che non ci consente di scaricare, abbiamo avuto anche un problema di pagamento dei nostri dipendenti. Io ieri sono intervenuto a una manifestazione e ho assicurato un mio pagamento di una fattura sperando che con ciò almeno gli operai siano pagati, ma io credo che da solo questo problema non si può risolvere. Qua è un momento particolare, non si possono lasciare i sindaci soli in un momento così particolare. Noi rischiamo giornalmente, sia anche per l'incolumità nostra, perché la gente non vuole sapere se si tratta di ATO 2, se si tratta di ATO 1, se si tratta di Coires o si tratta di altre società. La gente conosce il sindaco, ha votato il sindaco e viene al comune. Noi abbiamo il comune pieno di gente, tempestato di telefonate, problemi sanitari, qualche bambino con qualche problema di influenza, non sappiamo che cosa fare. Io da domani chiuderò scuole e successivamente anche gli uffici. Assolutamente, come diceva benissimo il sindaco di Morreale, effettivamente la gente conosce i sindaci e vuole assolutamente risposte serie e certe da parte dei sindaci, ma dobbiamo essere in condizione di poterle dare. In questo momento i mezzi che abbiamo assolutamente non ci aiutano a poter contrastare questa emergenza. Ovviamente la carenza di mezzi dovuta anche al fatto della carenza di denaro nelle casse comunali, ma di tutte, non possono affrontare quello che è lo spirito di questa legge. Secondo me è una legge sbagliata, sbagliatissima. Si dovrebbe portare nuovamente il servizio in house, il servizio in capo ai comuni. Solo in questa maniera credo che ogni sindaco avrebbe certamente la responsabilità dei rifiuti e del servizio all'interno del proprio comune e potrebbe rispondere personalmente ai cittadini e alla comunità tutta. E ovviamente l'emergenza comporta anche questo disagio per quanto riguarda le famiglie e gli studenti. Ogni scuola di ordine e grado sarà chiusa fino a quando non sarà superata l'emergenza. Voglio ribadire una cosa ai cittadini, ma credo che questo accade in tutti i comuni. Bisogna tutti assieme, la politica, le forze di maggioranza ed opposizione, remare tutte dalla stessa parte. Dobbiamo dire la verità ai nostri cittadini, dobbiamo dire che i rifiuti, il servizio dei rifiuti, così come quello dell'acqua,
non è più in capo ai comuni ma in capo ai consorzi, agli ambiti territoriali ottimali. Già a Villa Abate da tre anni, dall'esattamente dal 6 gennaio 2006 che il servizio è stato affidato a Coires, se voglio ricordare ai cittadini che sono stato eletto nel giugno 2007. Voglio dire che questo è un problema, come diceva benissimo il mio collega di Misilmeri, che è un problema regionale, non comunale, e dove tocca tantissimi comuni, quasi tutti i comuni della Sicilia, comuni amministrati dal centrodestra, dal centrosinistra o dal centro. Quindi non c'è un'intelligenza di parte, assolutamente. È un problema reale dovuto a una legge assolutamente sbagliata. Io credo che la situazione è gravissima, la situazione va presa in mano dalla politica, da chi deve gestire. Noi non ce la facciamo più da soli, abbiamo bisogno dei cittadini che siano al nostro fianco, perché noi vogliamo essere i paladini, nessuno può permettersi di farci diventare i carnefici dei nostri cittadini, e in questo momento con i rifiuti in mezzo alle strade siamo diventati i carnefici, ma la colpa non è nostra, noi abbiamo solo il compito di tenere pulite le città e ci troviamo con le discariche chiuse, non poter pagare gli stipendi perché la regione non contribuisce, la regione non prende in mano la situazione, perché gli ATO rifiuti sono, gli ATO in generale sono fallimentari, gli ATO sono fallimentari sì, in provincia di Palermo, in provincia di Catania, in provincia di Messina, tutti i 27 ATO della Sicilia sono quasi tutti fallimentari. Chiediamo alla regione, chiediamo alla politica, all'alta politica, perché noi siamo l'interfaccia diretta dei cittadini, noi chiediamo alla politica, quella che governa dai palazzi, di prendere in mano la situazione, perché altrimenti arriveremo a un disastro ambientale. Noi chiudendo le scuole domani siamo molto preoccupati, perché possiamo proseguire anche nella chiusura degli uffici pubblici e in altri interventi per salvaguardare quella che è la salute dei nostri concittadini. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.